due concetti contrapposti. Da un lato queste immagini satellitari della Terra, quindi una donna molto glaciale, siderale, fredda se vogliamo, con dei volumi molto geometrici, che vanno poi a rispecchiarsi attraverso delle pieghe, dei volumi esasperati sulle donne. Per quanto riguarda invece l'altro lato dell'ispirazione, per addolcire questo concetto un po' rigoroso, ho voluto riprendere Maria Antonietta, quindi una donna molto ottocentesca, con delle crinoline vite strizzate, con dei bustier di pelle, proprio per dare il contrasto tra qualcosa di forte, geometrico, rigoroso e qualcosa invece di femminile, comunque che segni la vita, che dia femminilità e romanticismo, con dei volumi molto vittoriani. E per quanto riguarda invece gli accessori? Accessori appunto saranno questi bustier di pelle molto rigorosi che vanno a, in qualche modo a interrompere questo romanticismo in vita, oppure attraverso delle borse che hanno anche queste del sapore molto rock. E invece le scarpe? E le stampe derivano proprio da questi grafismi molto particolari di catene montuose che vanno a ricreare sull'abito o sulle felpe o sui capispalla dei disegni particolari sulle spalle, sulle maniche, sulla spina dorsale o sulla cassa toracica, proprio per dare un'anima rock nonostante l'ispirazione sia molto siderale.